Benvenuti a un nuovo episodio di Blue Active Story. Partiamo! Episodio 6. Tutte le cose nella loro qualità. Analisi situazione. Disconnessione dalla Utnapishtim. Tentativo di bypassare la connessione. Fallito. La connessione alla Utnapishtim è bloccata. Non posso intervenire. Conferma che la suppressione dell'analisi multidimensionale è ancora mantenuta. Sto ritentando la distruzione tramite accelerazione computazionale. Impossibile accelerare. Controllo dell'incarnazione del Sanctum nella Terra. Controllo della manifestazione temporanea dell'oggetto e del suo status. Distruzione dell'oggetto temporaneo confermata. Impossibile manifestare. Di questo passo il piano fallirà. Status confermato. La sequenza di autodistruzione dell'arca è preparata. Quando la sequenza si attiva, l'arca si autodistruggerà e l'analisi multidimensionale sarà permanentemente cancellata. Risposta immediata all'imminente minaccia. Impossibile calcolare. Non ci sono abbastanza risorse. Processo di incarnazione del Sanctum cancellato. Siamo... State brave? Sì, ce l'abbiamo fatta. Ma ora cosa succede? Questo posto si autodistruggerà? Penso di sì. Fuca, cosa c'è che non va? Sta bene. È solo... un po' stanca, immagino. Hai fatto un eccellente lavoro là, Fuca. È finalmente finita? Dovrebbe essere, giusto? Adesso cosa c'entra la risata inquietante? No, no! Dobbiamo andare a aiutare Sensei! Giusto, Sensei. È ovvio. Un pasto completo... non è finito finché non hai mangiato il dessert. Non è ancora finito nulla, quindi finiamola insieme. Ah, la bellezza dell'amicizia. Immaginavo che questo sarebbe successo. Suppongo che non ho scelta. Andiamo. Porterò Fuca sulle mie spalle. Andiamo. Il cielo è cambiato ancora. Ce l'abbiamo fatta. Anche se per poco. La sequenza di autodistruzione dell'arca è stata riattivata. Allora, tutto quello che dobbiamo fare è salvare Sensei e Shiroko prima che questo posto esploda e scappare. Ayane, dobbiamo aiutare Sensei adesso. Dovresti prima scappare con gli altri. No, scapperò una volta che Sensei e Shiroko sono in salvo. Sarò con voi fino alla fine. Ma... ha ragione. Staremo insieme fino alla fine. Ayane, facci strada. Sì. Allora non sprechiamo tempo. Andiamo. Avete sentito? Sbrigatevi. Dovete usare la sequenza di fuga creata dalla presidentessa Ryo. Eh? Aspetta. Game Development Department, dove siete adesso? Siamo per strada
verso l'area centrale dell'arca. Sì, aiuteremo Sensei. Arriveremo presto. Possiamo scappare in ogni momento, per cui... Cosa? Ah, ok. Scappate con Sensei, va bene? Sì, fidati di noi, Yuka. Il cielo. Ah, vedi? Sapevo che potevamo farcela. Sì. E i falsi Sanctum che si stavano manifestando sono anch'essi scomparsi. Qui le cose sono sistemate. E Toki è stata portata in salvo. E adesso cosa facciamo? C'è solo una cosa rimasta da fare. Aspettiamo il ritorno di Sensei. Sì, questo lo posso fare. Dovremmo tenere d'occhio anche la situazione. Nelle altre aree però. Non ha tutti i torti. Avviso, l'arca della Trasis e la sua sequenza di autodistruzione sono in preparazione. Una volta che la sequenza è attivata, la probabilità di sopravvivere a un'esplosione è calcolata nell'essere meno dello 0,0003%. Tsunokami Shiroko, Tsunokami Shiroko, Adult Sensei, tutti quanti moriranno. Una risposta deve essere preparata. Capisco. Stavi prendendo tempo così che le tue studentesse potessero trovare un modo di farcela. Perché credo in loro. Sì. Non importa se non vinco contro di te. Quello che importa è che tutti noi vinciamo insieme. Insieme. Sì. Stanno per arrivare tutti quanti qua molto presto. Esatto. La Foreclosure Task Force e Shale. Quindi ti tratterrò fino a quel momento. E vorrei che tu mi ascoltassi. Ascoltarti. La risposta è in fase di pianificazione. Soluzione identificata. Da adesso, mandare la Utna Pishtim in una direzione diversa. No, questo non funzionerà. Questa scena continuerà a ripetersi con lo stesso risultato. Sensei lavorerà con le sue studentesse per superare ogni crisi. Unire le forze con gli altri e combattere insieme. Vedo il potere dietro le tue strategie. Sensei ha l'abilità di creare tali miracoli. Capisco. Per aver successo, dobbiamo prima liberarci di Sensei. E allora potremo fermare la sequenza di autodistruzione dell'arca e riattivare la manifestazione dei Sanctum subito dopo. Finché però Sensei sarà eliminato. Senza Sensei tutto collasserà. Quindi metteremo tutto il nostro sforzo in questa battaglia proprio adesso. Istruzioni ricevute. Ho capito. Fermato il supporto computazionale della cheating chest. Cambio alla modalità di supporto alla battaglia. Il paesaggio attorno a noi è cambiato? Tutte le abilità sono state ricollegate al supporto da battaglia. Aruna, tocca a te. Ho la super talentuosa Aruna dalla mia parte. Sì, io, Super Aruna, sono qui per aiutare Sensei. Se qualcuno prova a ferire il Sensei, non lo perdonerò. Non importa chi. Non permetterò che facciate del male a Sensei. Ha senso.
Suppongo che voi avete gli stessi sentimenti, come minimo. Ma le condizioni non sono in vostro favore, Sensei. Le battaglie che noi abbiamo esperienziato sono oltre la tua immaginazione. Entrambi possediamo la stessa Shifting Chest, ma non puoi sopperire al vuoto nella tua esperienza di battaglia. Tiriamo fuori la Adult Card. Sì, hai quella. Non è impossibile arrivare alla vittoria ignorando le correnti condizioni con quella cosa là. Ma si è dimenticato, Sensei? Hai dimenticato chi Fernafates che sta di fronte a te è? Sensei? Fernafates sta prendendo qualcosa? Ma quella è... Credit card contro credit card. Che la carta più forte possa vincere. Ci sono spoiler per la storia precedentemente a questo punto, ma se siamo arrivati fin qua, li sappiamo molto bene. Sensei, l'arca della Trasi si sta per autodistruggere. Le altre studentesse stanno arrivando, ma finché non arrivano, dovremo affrontare la Scirocco della timeline alternativa e Fernafates da soli, qui nel trono di Naram-Sin. Questa potrebbe essere la battaglia finale. Dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo. Buona fortuna, Sensei! ナラム神の玉座に侵入しました。 私の出番？やっぱり先生は賢いですね。 Abbiamo finito tutte le modalità di protezione per Sensei adesso. Sensei, con questo tutto finirà. Inizio della battaglia. Ordini confermati. Attivare il supporto della Shifting Chest. システムの箱に注意してください。拙い音だけど心を込めて。
comete a Natani. Sai, no più schizzi. Main operate system signaio. Arona, cacun. Non to. Catastaci, ma che mazze? Elegante. Leonardo? Anatatacci, no tameni. Inorne. Scatanai. Zitrio, coste. しない。さあ、勉強。どうした？相手の強さが変わりました。 気をつけてください。これからが本番。でも、やりすぎないよ。私たちの勝利です。あ、うん。ありがとう。 No, io non posso farlo. Non posso farlo, io. Non questo, non posso. Mi spiace, Sensei, mi spiace. Io, questo è troppo. Io... Non è questo che volevo. Capisco. Il silenzio di Frena Fates. Sconfiggere la Shiroko della timeline alternativa. Abbiamo vinto? Penso di sì. Ero manchevole di esperienza? Ho combattuto, e combattuto, e combattuto, e combattuto. Quindi perché è finita così? Non era abbastanza? Mi mancava qualcosa? Ci avviciniamo a Shiroko Terror per terra. Sensei, va tutto bene? Vorrei soltanto dire una cosa a quella Shiroko. Ok. Giusto. Tu hai qualcosa da dire, Sensei? Che cosa volevi... Cosa volevi dirmi? Penso che tu lo sappia già, Shiroko. Cosa esattamente? Cosa è successo? Che cosa hai sperimentato? Perché? Perché vorresti chiedermi ciò? Te l'ho detto. Sono un essere che porta i mondi alla loro estinzione. Ho portato la fine di quel mondo. Ho ucciso Sensei. E ho usato l'arca. Per concludere e finire un mondo in un'altra timeline. Perché mi stai chiedendo questo?
dopo tutto quello che ho fatto, riguardo le mie circostanze. Che cosa ti aspetti di sentire da qualcuno che vuole porre fine al mondo? Sei il tipo di persona che si fiderà sempre delle sue studentesse, anche se dovesse portare ad un tradimento. Dico bene? Perché? Perché devi mostrarmi tutta questa comprensione? È il lavoro del sensei fidarsi dei propri studenti. Gli adulti hanno una responsabilità e devono dare l'esempio. Sensei, siamo arrivate. Sì, siamo qua per aiutare, sensei. Sbrigatevi, questo posto sta per saltare a pezzi. Ci siamo? Sensei è qui? Oshino, tutte quante. Shiroko, mi spiace, ti abbiamo fatto aspettare. Tu. Sono io. È per via mia. È tutta colpa mia. È per colpa mia che quel mondo è finito. Non volevo che succedesse. Non l'ho mai voluto. Questo non è il finale che volevo. Non volevo ucciderti, sensei. Mi spiace. Io... esso... mi spiace, sono soltanto un impostore che non ce l'ha fatta fino alla fine, ma è troppo per me. Non posso, non più. È colpa mia. Tutto ciò è perché ero ad Abydos. Se non fossi esistita, se non fossi mai esistita, se avessi saputo che tutto ciò sarebbe successo, non l'avrei mai accettato. Ma perché sono stata fredda? Perché avevo fame, perché non potevo comprendere, perché ero lì, in primo luogo. Perché era caldo e dolce e bello. Perché non volevo più essere fredda. Perché non volevo essere più sola. Ho fatto un errore. Non avrei mai dovuto accettare quella sciarpa. Avrei dovuto vagare nel deserto fino a morire. Se avessi saputo che le cose sarebbero andate così, se avessi realizzato prima, forse Sensei e tutti gli altri avrebbero potuto vivere. È perché ho vissuto. È per colpa del mio errore. Mi spiace così tanto. Ho ucciso Sensei e posto fine a quel mondo. Ho esposto Sensei al croma. Sensei mi ha guidato qui per distruggere tutti i mondi. Io non posso. Questo è... di che cosa sta parlando? Potrebbe essere... penso che sia ciò che Shiroko ha vissuto in un'altra timeline, in un altro tempo. Cosa? Beh, questo... il mondo è finito? E Sensei?
Scirocco. Stavi soffrendo tutto questo tempo? Penso di capire ora. Lo sguardo negli occhi di Scirocco continuava a disturbarmi, ma ora ho capito. Ascoltare Sensei mi ha fatto capire qualcosa. Scirocco non indosserebbe mai quel tipo di espressione. E però aveva un che di familiare, come se l'avessi vista da qualche altra parte prima. Io sapevo di aver visto qualcuno far quella faccia. Ma chi? Oh! Ora ricordo. Eri qua. Ti stavo cercando da un po' di tempo. Yume. Ero io. L'ho vista da qualche parte quella faccia. Ero io. Questa Scirocco è da un altro mondo o qualcosa del genere, vero? Sì. Lei è me. L'abilità dell'arca nell'analisi multidimensionale è effettivamente... Ma questo vuol dire... Questa Scirocco è una potenziale versione di me. La sciarpa. Ancora quella sciarpa. Io... Dove l'ho messa? Non ricordo nemmeno dove l'ho persa. Era qualcosa che amavo veramente, a cui tenevo tantissimo. Forse l'ho persa dopo che Oshino è morta. O quando Serica è scomparsa. O forse quando i sistemi di supporto vitale di Ayane sono stati rimossi. O forse quando ho sentito cosa è successo a Nonomi dopo aver lasciato Abydos. O quando ho sentito che Sensei non aveva nessuna speranza di essere rianimato. E quando è stato per me? Il sensei di Shale è stato in condizioni critiche per 75 giorni. Nelle rovine nell'edificio di Shale, dopo quell'incidente, quando i dottori stavano discutendo delle chance di sopravvivenza del sensei, a Kivotos nel frattempo c'era un altro mistero. Sono tornata. Il debito della scuola è ancora... No, devo rimanere forte. Anche se sono da sola, devo rimanere forte. Io, senza io, che cosa faccio?
News urgenti! News urgenti! Sono 100 giorni che Sensei non è più cosciente. E l'ospedale ha rilasciato un dichiarato. Secondo questo dichiarato, lo staff medico ha dichiarato che il sensei non risponde alle cure e non si riprenderà. I dottori staccheranno le macchine che lo tengono in vita. Altre news. Kivotos attualmente ormai è fatta. Non c'è più bisogno di continuare così. La sciarpa. Capisco. Sì. Non riesco a vedere bene. Ho perso troppo sangue. O perché non ho trattato subito la ferita. O perché non mangio da giorni. Di questo passo. Non posso resistere. Così. Questa è la fine. Capisco. Non c'è più bisogno di soffrire. Che sollievo. Ma se deve andare così, io. Sensei. Perché devo essere nata qui? Sì, ora capisco. Eravamo tutti nati per soffrire. Il Croma ha finalmente preso contatto con il Dio del mondo sotterraneo e dell'aldilà. Non posso dire se è attirato dal dolore o dalla morte, ma in ogni caso questo è lo stage finale. I Forgotten Gods, gli dei dimenticati, possono essere ora esiliati da questo mondo. La fine è vicina. Finalmente. Affronteranno lo stesso fato del resto di noi. Tu sarai come gli dei senza nome, che hanno perso il loro posto in questo mondo quando hanno perso i loro nomi. Nonostante i rischi, il Croma, dopo tutto, era la risposta. I preti possiedono la divinità che venerano così ferventemente. Affrontiamo il nuovo sublime. Ammirate il dio della morte che guida i vivi nell'aldilà. Anubis. Il Croma ha reso la tua paura manifesta e ora la puoi estendere a questo mondo. E se non lo farai, non conoscerai riposo né morte. Diventa la guida del Croma. Porta alla fine a tutto ciò che esiste. Non ti fermare finché tutti gli dei dimenticati di tutti i tempi, di tutte le dimensioni, cessano di esistere. Che cos'è? No, no! Ah!
Apriamo gli occhi. Ci sediamo sul letto. Perché non posso muovere la bocca? Perché non posso vedere? Mi sento così debole. Rimuoviamo i tubi e i vari dispositivi attaccati al nostro corpo. Sensei? Ma come? Nelle tue condizioni non dovresti nemmeno essere conscio. Figuriamoci muoversi. Parliamo. No, non cercare di parlare e non toccarti la faccia. Ci sono una dozzina di piastre di metallo che la tengono insieme. Ah, devi scappare! Adesso! Ah, scappa! Prendiamo la shitting chest e tutti i nostri effetti personali di fianco al letto. Accendiamo la shitting chest. Verifica biometrica completa. Sensei, Eldart, verificato. Qual è il tuo comando, Sensei? Spieghiamo bene ciò che deve essere fatto. Confermato. Ricevuto. Io sarò i tuoi occhi, le tue orecchie e le tue gambe, Sensei. Da questa parte. Il proprietario della shitting chest sta arrivando. Pensavo fosse fuori gioco. Forse dobbiamo mandargli il dio dell'aldilà per farlo fuori e distruggere la chest. Deve pure avere dei limiti. Quanti danni potrà fare in questo stato indebolito? Priorità. La shitting chest. Distruggete prima quella. Non diamogli la chance di fare un miracolo. Senza la shitting chest non è nulla. Abbiamo finito i modi di proteggere Sensei adesso. Sensei. Con questo tutto sarà finito. No. Io non posso farlo. Il proiettile ha mancato i miei punti vitali, ma non posso. Il mio corpo non riesce a fare ciò che deve fare. Sensei, mi spiace. È colpa mia. È tutto per colpa del mio errore. È perché sono sopravvissuta. Questo è... No, il croma. Sensei? No, no. Fermi. Fermi! Fermi! No, sensei! No! No, no, no!
Il croma sta avendo effetto anche su Sensei? No, 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 no. Sensei! No! Tutto per colpa mia! No! No! Questo è... Appena fate, si sta rialzando! Sensei! Come può un potere del genere esistere? Tutta l'energia dell'arca della Trasis si sta concentrando su Frenafates. Sensei, dobbiamo fermarlo adesso. La shooting chest di Frenafates è distrutta. Dobbiamo neutralizzarlo adesso. Tutta l'energia dell'arca si sta raggruppando in un unico punto. Sensei, là! L'energia sta fluendo verso Frenafates. Le comunicazioni con la Utna Pishtim sono destabilizzate. Dobbiamo fermare tutto ciò. Di questo passo, l'autodistruzione potrebbe non attivarsi in tempo. Non possiamo aspettare. Se non l'attiviamo adesso, tutto ciò sarà stato per nulla. Ma non è pronto ancora. È troppo instabile per poterlo attivare adesso. Potremmo non avere abbastanza tempo per fuggire. Il Club del Gourmet e il Game Development Department sono arrivati alla stanza di controllo. Aiuteranno Sensei ora in combattimento. Cosa dovrei fare? Dovrei premere il pulsante di autodistruzione? Rin. Rio. Sì? Ti ascolto. Mi serve una conferma. La tua sequenza di fuga è pronta? Può essere già attivata da tutti immediatamente? Sì. È così che funziona. Teletrasporta una persona nell'arca ha delle coordinate a terra. Ho già fatto la simulazione diverse volte e trovato le sequenze di fuga per tutti quanti qua. Dovrebbe funzionare. Siamo in 23, incluso Sensei. Questo vuol dire che hai 23 sequenze? Esatto, c'è un totale di 23 sequenze. Dovremmo prendere precauzioni? Visto che utilizza il potere computazionale dell'arca, il soggetto deve essere nell'arca. Ciò vuol dire che non può essere più usata se l'arca è distrutta prima. Mi stai dicendo che non abbiamo molto tempo? Ho capito. Suppongo che si dovrà fare adesso. Informate tutti quanti della situazione e istruiteli nell'usare la sequenza di fuga prima che l'arca esploda. Ok, consegnerò il messaggio. Sto attivando effettivamente la sequenza di autodistruzione dell'arca della Trasis. Autodistruzione attivata. Wow! Ah! Preparatevi! Presto arriverà un'esplosione più grande! Esploderà anche le Utna Pishtim! Uscite da lì adesso! Usate la sequenza! Ah! Ako, stai bene? Insomma, il mio piede è bloccato nel macerio. Resisti, ti aiuterò. Kayoko. Eccoci. Vai, sbrigati.
Grazie, Kayoko. Ci vediamo a terra. Ah, come se n'è andata? Bene. Questo è bene. E allora vado anch'io. Tutti quanti? Andatene pure voi. Ako e Kayoko sono scappate. Tutti quanti, sbrigatevi. Oh, dobbiamo muoverci. Rin, andiamo. Vai prima te. Io andrò per ultimo. Rin? Sensei sta ancora combattendola. E non so cosa farà Frenafates. Sarò qui e aiuterò Sensei fino alla fine. Non farai nulla di pazzo, vero? Sai che non lo farei. Non ti preoccupare. Scapperò con Sensei. Voi due andate avanti. Ok. Ci vediamo presto allora. Sì, a terra. Imari, dovremmo andare anche noi. Sì, ma prima di ciò... Rin? Ho modificato l'arca che Aris ha preparato. Sto parlando della Sword of Light, la supernova di Atrasis. L'ho collegata con l'energia della Napishtim, quindi dovresti poterla usare almeno una volta. L'output di potenza sarà soltanto il 15%, ma dovrebbe essere abbastanza. Sword of Light, la spada della luce. Sei fissata nel tenere quel nome? Sì, è un gran bel nome. Certo, certo. La chiamerò arma principale per tenere le cose semplici. Come vuoi, ma è un po' noioso. Dobbiamo andare adesso. Stai attenta, Rin. Grazie, Anako. Imari. Ok, Ayane la prossima. No, voglio stare con Rin fino alla fine. Ah, capisco. Dopotutto la Foreclosure Task Force sta ancora combattendo. Sì. E devo tenere d'occhio Shiroko. O chiunque essa sia, fino alla fine. Ho capito. Beh, il Game Development Department è anche lui, anch'esso là. Quindi, lascio tutto in mano tua. Ok. Rin, qual è il piano? Daremo rinforzo a Sensei mentre combatte e lo sosterremo. Sensei, la Foreclosure Task Force e il Game Development Department sono là e anche il Club del Gourmet. Mi senti? Siamo tutti pronti per scappare. L'arca sarà completamente distrutta a momenti. La sequenza di fuga è pronta. Esci prima possibile e utilizza. Li seguiremo a breve. Ricevuto. Fuka è capo. Dovrebbe andare per prima. Sono andati tutti eccetto Rin e me. Sono soltanto rimasti studenti con Sensei. E l'arca sta per esplodere. Fai attenzione, Sensei. Tutta l'energia dell'arca sta ancora fluendo verso Frenafates. Non so cosa succederà, ma un'energia di quella magnitudine è abbastanza per far saltare l'arca nello spazio profondo. Non possiamo continuare così. Dobbiamo fermare Frenafates immediatamente. Sensei, per favore, vinci questo combattimento finale. Ragazzi, grazie di aver seguito e ci becchiamo al prossimo episodio.